La caeta taro sono i peggiori nemici della vostra salute orale. Sono la causa principale dietro i denti gialli e l'alito cattivo. Come batteri rilasciano acidi che attaccano lo smalto dei denti. Quando non rimuovi la placca dentale, il tartaro dei denti diventa ruvida e porta a malattie gengivali. Per non parlare del fatto che è piuttosto spiacevole da guardare quando si apre la bocca, c'è un rimedio efficace per la casa creato da ingredienti naturali che puoi facilmente trovare in casa per rimuovere rapidamente placca dentale e tartaro dei denti e ci vogliono solo 2 minuti per farlo. Fai in questo momento e ottenere un sorriso luminoso brillante come un diamante. Prima di mostrare la ricetta, speriamo che tu lasci un commento e ci dica la tua età e il paese in cui vivi. Forniremo 2 ricette utilizzando ingredienti naturali disponibili nel vostro paese. Quindi fare clic sul pulsante iscriviti e attivare il campanello di notifica accanto a non perdere alcun nuovo video. Ora per preparare la ricetta in questo video, in primo luogo è necessario preparare il bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio produce un effetto antibatterico che impedisce ai batteri di entrare in bocca e formare placca e tartaro. Ripristina l'equilibrio del pH in bocca e lenisce i denti e le gengive. Non solo rimuove placca e tartaro, ma anche spiancare i denti. Questa ricetta ha bisogno di 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, aggiungerli in una ciotola. Successivamente mescolare il bicarbonato di sodio con il dentifricio. È necessario prendere una doppia quantità di dentifricio della vostra quantità ogni giorno, aggiungere nella ciotola di bicarbonato di sodio e mescolare bene. Quindi combinare in tutto con olio di cocco. L'olio di cocco assorbirà lo sbocco in bocca e ha un effetto antibatterico contro i microrganismi nocivi che vivono lì, pertanto ridurrà l'accumulo di placca, prevenendo la carie e le malattie gengivali. Avrete bisogno di 1 cucchiaio di olio di cocco per questa miscela. Il prossimo ingrediente è lime o limone. L'aggiunta di questo frutto sotterra il bicarbonato di sodio e l'olio di cocco nella dissoluzione e rimozione della placca e del tartaro perché hanno proprietà acide. Inoltre, utilizzando succo di lime, vi potterà alito fresco. Hai solo bisogno di aggiungere 10 gocce di succo di lime, è sufficiente per ottenere tutti i suoi benefici di cui sopra. Vedrete come la miscela nella ciotola reagisce all'acidità del succo di lime e crea una schiuma. Infine aggiungere 1 cucchiaio di aceto di sidro di mele. L'acido acetico nell'aceto di sidro di mele rimuoverà placca e macchie da denti mentre spianca i denti. Utilizzare 1 cucchiaio e mescolare bene tutti gli ingredienti fino a quando sono completamente mescolati tra loro. La tua miscela è pronta. Per rimuovere placca e tartaro dai denti rapidamente, usalo seguendo questi passaggi. In primo luogo, prendere un foglio di alluminio e tagliarlo in base alle dimensioni e alla lunghezza dei denti.
La foglia deve essere in grado di appungere completamente le file dei denti. Successivamente aggiungere una parte della miscela nel foglio di alluminio e piegarlo. Quindi avvolgere il foglio intorno ai denti inferiori e ai denti superiori, lasciare agire per 2 minuti e poi sciacquare la bocca con acqua. Per la miscela rimanente, aggiungerli allo spazzolino da denti e lavarsi i denti come di consueto e poi risciacquare con acqua. Basta applicare questo rimedio a casa 2 volte a settimana al massimo. Non dimenticate di usarlo regolarmente per ottenere il mio risultato.